grazie per aver organizzato questo evento e grazie di essere qui e chi è collegato. Sono Nicola Di Stefano, sono ricercatore all'ISPC di Roma, ex membro e associato oggi. Dunque, come diceva giustamente Aldo, il mio interesse principale diciamo, è la musica e la percezione musicale. Oggi cerco di allargare o estendere un po' il tema anche agli altri sensi per aderire un pochino meglio alla consegna, tra virgolette, cioè beni culturali, che non è un termine diciamo, che rientra molto nelle mie ricerche, per cui traduco forse propriamente col termine di arte e mi rendo conto, visto che c'è anche un architetto, mi rendo conto che nella mia presentazione dell'architettura non gioca un ruolo essenziale, quindi mi sfugge un principio. E la domanda di fondo è se sia possibile o desiderabile diciamo, ripensare il concetto di arte e di arti dalla unisensorialità, dopo cercherò di spiegare in che senso, alla multisensorialità o alla cross-sensorialità. La premessa è che le arti sono tradizionalmente unisensoriali, ma l'esperienza nostra quotidiana, come ho sentito anche prima, è multisensoriale. Quindi, perché l'arte rimane unisensoriale e non rappresenta la ricchezza dell'esperienza quotidiana? Eppure è una specifica molto italiana. Questa è la domanda. Ora, il concetto di arte che è un celebraio. Lo spacchetto in maniera molto rozza in tre livelli. C'è la produzione artistica, e quindi le pratiche, c'è la ricezione e la fruizione. Uno potrebbe dire che l'arte non prevede un fruitore necessariamente, quindi diciamo, lo metto lì. E mi riferisco però anche al corso di prima, qui c'è tanta materia in ambito di augmentation tramite visori, quindi aumentare l'esperienza del visitatore del museo per restituirgli una posizione aumentata. Il problema, secondo me, di questo tipo di indirizzo è che non risponde alla nostra domanda, perché è la posizione che ha aumentato, non è l'opera d'arte che ha aumentato, quindi vuole della risposta. Se ora mi raccontano nella bottega di Leonardo, ma la seconda testa quella, quindi non è stata partorita come un'opera d'arte aumentata o multisensoriale. E poi c'è il lato della ricerca in ambito artistico, di neuroscienze delle arti, nel quale l'arte è l'oggetto di indagine e l'indagine è condotta attraverso diverse metodologie. Dalle più alte, diciamo, con le tecnologie di studio dei processi cerebrali a quelle più comportamentali della psicologia dell'arte. Io mi concentro sul primo e sul terzo, sulla produzione e sulla ricerca. La prima considerazione, che era quella che facevo cenno all'inizio, è che l'arte è unisensoriale, cioè che cosa vuol dire? Che diverse espressioni artistiche vengono, diciamo, veicolate, pensate, concepite, fruite tramite un senso, principalmente. Quindi un quadro è pensato per essere visto. È chiaro che poi quando vedo un quadro, tendenzialmente ho un insieme di informazioni che provengono da altri sensi, ma che in qualche modo rispetto alla fruizione, rispetto alla creazione, la fruizione multisensoriale, è differente, perché la creazione era multisensoriale. Quindi nella bottega dell'artigiano del Cinquecento si insegna a disegnare le mani, a disegnare il volto, a disegnare i piedi, non si insegna a pensare alla produzione multisensoriale. Quindi sono, quello che dico qui sono tendenzialmente rappresentazioni estetiche o modali. Alcune no, l'opera di musica non lo è.
Il film non lo è. No, sì. Il collegamento a questo è importante osservare che questi sensi non sono uguali nella loro funzione informatici per la realtà, cioè noi pensiamo tendenzialmente in maniera diversa le informazioni che cercano da diversi sensi, quindi siamo animali molto visivi, molto fattivi. Qui c'è una tara e un'osservazione da fare su quello del linguaggio, quindi sicuramente il linguaggio è più ispirato dal dominio della vista che non dal dominio del fatto, un linguaggio molto più ricco per descrivere quello che vediamo e non per descrivere quello che sentiamo con il naso o con il muso. Infatti la descrizione di quei domini come quello fattivo comunque ha molte parole da altri. Questo si ricalca nella classificazione delle arti, che è il tipico luogo diciamo, dell'estetica filosofica, cioè se ci sia una gerarchia tra le arti, visto che c'è una gerarchia tra i sensi, quindi le arti sono in senso legato, i sensi per noi non sono tutti uguali, ergo c'è una gerarchia tra le arti. E siccome il senso più importante per noi è la vista, le opere d'arte più importanti fanno parte del cosiddetto arte visive. Questa gerarchia tra i sensi viene dal mondo greco, appunto, in cui, diciamo, nella filosofia greca tutto ciò che è teorico, tutto ciò che è conoscitivo viene espresso tramite l'arte visiva, del vedere, non del toccare. Quindi i sensi che conoscono a distanza sono i sensi nobili, perché non si mescolano con il contatto, i sensi che li fanno, vengono là. Se io per sentire, dato che non avevo la velocità del muro, devo anche toccare, è un minus del mio sistema sensoriale, diciamo, perché non mi è sufficiente vedere la distanza. Quindi abbiamo sensi superiori, nobili, spaziali, di statito, tatto, fatto, gusto, sensi inferiori. Ci sono dei bei trattati ottocenteschi sulla deodorizzazione dell'Occidente, che sono molto, molto belli. E fanno vedere come in Occidente uno spazio senza odore è uno spazio tendenzialmente positivo, se non c'è una puzza o un odore è uno spazio che va in punto. La maggior parte delle forme d'arte si trovano qui, tra vista e udito. E quando noi descriviamo la funzione dell'arte, essendo unisensoriale, la descriviamo così, quindi noi andiamo a guardare la mostra, ad ascoltare il concerto, oppure se includiamo anche la cucina, non fosse giusto fare tra le arti, diciamo di recente definizione e fama, gustare un piatto, non stiamo guardando con un fatto. Una domanda allora potrebbe essere perché un profumo non possa essere un'opera d'arte, cioè qual elemento concettuale o diciamo anche cognitivo, quale resistenza cognitiva, oppure ancora in maniera più forte, ontologica, fa sì che un profumo non possa essere un'opera d'arte. La prima risposta che potrebbe dare è che è permanente, cioè con il profumo che sparisce, ovviamente questa non è un'obiezione che può far presa perché anche la mente è permanente. Allo stesso tempo uno potrebbe dire le domande di ontologia dell'arte, cioè che cos'è un profumo, è la sostanza del suo uso, è la composizione tinta, è il tavolino. Queste domande che possono mettere in crisi effettivamente lo statuto artistico del profumo vanno anche da quando la sentire. Che cos'è la composizione di ascolto? Un certo, è la parte di tutta la curiosità, la parola, anche se io tolgo una nota, la cultura se la cancello, ho tolto una nota, la fine è così caro. Quindi tutto ciò che critica la sostanzialità dell'arte nobile potrebbero riportarla anche nei capi del profumo. Tuttavia non ci sono, forse sono un po' le sue, ma comunque ne parliamo in maniera diversa da lui. E questo forza col fatto che noi, appunto, come si diceva prima, vediamo brevemente esperienze multisensoriali, ma non accidentalmente multisensoriali, sostanzialmente multisensoriali, appunto che noi possiamo dare informazioni, come vedremo anche dopo,
rispetto a un altro dominio sensoriale sarà un delicato di formazione. Quindi è normale per noi vedere, sentire, udire, annusare allo stesso tempo e combinare queste informazioni in un insieme che ci restituisce molto di più. Non si deve però appunto perché nel dominio artistico, diciamo, questa cosa non viene assorbita, o se viene assorbita, viene discusso solo negli ultimi decenni, nell'Ottocento, e anche nell'avanguardia come c'è testo è stato forse i futuristi e le loro sperimentazioni sulla cucina, il professor Lano, insomma, quella con le mani, la cucina è diventata, con le mani sono della consistenza, eccetera. Ma era una stravaganza, non era l'aderenza alla differenza al dentro. Invece noi sappiamo bene che quando uno va a un concerto, se va a un concerto in una stanza bella, in una stanza gradevole, non solo migliora la musica, ma migliora anche l'esperienza visiva, il risultato estetico è aumentato. Allo stesso modo, quando siamo al ristorante, la presentazione del piatto, i colori della pietanza, la forma del piatto, incidono molto non solo sulla percezione estetica, ma anche sulla valutazione di certe proprietà del piatto. Ci sono gli studi in ambito delle associazioni cross-polari del gusto del piatto che fanno vedere che un caffè gustato in una tazzina nera risulta più amaro di un caffè gustato in una tazzina bianca, un dolce in un piatto di metallo è meno dolce, lo stesso dolce ovviamente. E quindi tu puoi utilizzare tutti questi trucchi. Questa è la spiegazione che danno loro per commercializzare questi interessanti risultati per diminuire il livello di fumo delle cose e per confezionare una cosa opportunamente aumentare. È stato preso anche il Nobel da un collega inglese su questo, aveva fatto studi su quanto le patatine sono carne e io. Sì. E lui aveva dimostrato che se io altero la più positiva collegata al nuovo suono che per cui quando noi vediamo un piatto cominciamo già ad anticipare quello che potrebbe essere il suo sapore, poi vedremo perché cominciamo ad anticipare o quali sono le possibili spiegazioni. Per cui tendenzialmente siamo attratti, oppure per come viene impiattato ci respinge perché ci provoca disgusto e questo è un dolce, quindi siamo in questi cucini all'avanguardia. Parla bene e di zucchero, ma non preparate la vita di gusto perché appunto dici che fate di mangiare il cuore. Però questo dimostra che la maggior parte delle volte non ci accorgiamo, quando c'è il conflitto con tutte le cose, accorgi dell'esperienza di sensoriale che non lo voglio. Invece magari non so perché accade così il cibo. Un'ulteriore conferma di questo, che l'esperienza multisensoriale è ovviamente dai primi che hanno detto seriamente sui sensi, cioè che dice Aristotele, la sua idea di senso comune, e cioè che oltre ai cinque sensi noi abbiamo forse un senso in più, forse gli assieme di tutti gli altri, che permette di tutte voi integrare le informazioni, no? Si chiama un pochino umana, cioè un senso di integrazione. Oppure darvi sempre le informazioni in maniera autonoma. La informazione in maniera autonoma. Questo è un dibattito che arriva fino ad oggi, ci sono articoli pubblicati negli ultimi anni sulle rappresentazioni modali, anche nei semplici ci sono diversi problemi che si occupano di questo. Se sia possibile appunto che una rappresentazione ha un contenuto di informazione prescinda da una realtà sensoriale da cui diciamo che ora, come possiamo parlare di multisensorialità dell'arte? Visto che appunto ci sono queste due accezioni del termine estetica, un'estetica come arte, come industria dell'arte, e un'estetica come sensazione. In quanto sensazione appunto è un'esperienza più pervasiva quella dell'estetica. E la multisensorialità dell'arte, credo, secondo tre linee potrebbe essere affrontata. Uno,
come sinonimia, vedremo dopo in che senso. Due, le rappresentazioni multisensoriali, cioè quegli esempi, ce ne sono un po', ne vedremo, in cui l'artista o il creatore ha offerto deliberatamente una rappresentazione che combinasse diversi sensi. Terzo, che secondo me è l'unico che può funzionare realmente in un'ottica cultura di creare davvero arte multisensoriale, è se esiste, se sia sensato parlare di traduzione sensoriale, cioè traduzione di informazione da un senso traduciamo una parola da un se è possibile traduzione da un senso all'altro, allora possiamo costruire un'opera d'arte che sia musicale, visiva, ma non fatta copia, ma perché l'ho tradotta. Allora, sinonimia in arte intendo il fatto che se diamo per buono che un'opera d'arte ha un significato che non è essa stessa, ma che significa extra musicale nel caso della musica o extra pittorica nel caso della pittura, quindi uno prende un significato della guerra e l'artista che vuole rappresentare la guerra può scegliere di rappresentarla in pittura, per esempio Picasso con Guernica, oppure in musica, per esempio scegliere un sopravvissuto di Vasari. In questo caso hai che due entità sensibili differenti rappresentano la stessa cosa, come due parole che indicano lo stesso effetto. Il problema di questo è che sono traduzioni di alto livello, cioè dove la componente concettuale metaforica, cognitiva è altissima, quindi il rischio, come vedremo poi, è quello della somiglianza, nel senso che i concetti come si definisce la somiglianza rischiano di diventare talmente larghi che non ci confidano quello che vuole, e inoltre quello che interessa a noi quando abbiamo Guernica da una parte e soprattutto il Vasari dall'altra è la loro differenza, non il fatto che tutte e due parlano della guerra. Tant'è vero che quando si diventa un po' più grandi, ma forse anche da bambini, quando si va al museo ci spiegano le opere d'arte, il fatto che queste cinque opere d'arte possono venire da un nuovo terra, un po', nel senso che è una cosa che resta molto appiccicata da vita. Quindi la signora in arte non mi sembra una sala aperta in questo momento. Le rappresentazioni multisensoriali dobbiamo considerare, perché queste avevano esattamente quello scopo, cioè di combinare più sensi. Credo che non sia traduzione, lo vedremo perché, ma piuttosto integrazione. Però vanno considerate, ho fatto una carrellata di alcuni esempi. Innanzitutto per dire che questo della, non so se traduzione o comunque del voler combinare i sensi in maniera coerente è un desiderio abbastanza antico dal punto di vista dell'espressione creativa, ma già nel paio di secoli, e dal punto di vista teorico lo vedremo dopo anche qualcosina di più. Questa è una rappresentazione teatrale basata sul Cantico dei Cantici di Salomone, in cui questo artista pseudo sconosciuto aveva mescolato musica, colore e profumi sulla base di criteri simbolisti, quindi famosi noti all'epoca, ma tutto sommato suoi, sintetici suoi. L'esito di questo e come di moltissime altre rappresentazioni di questo tipo di solito è un disastro per l'audience, perché uno, non capiscono il senso delle combinazioni, due, quando hai a fare quel profumo, soprattutto a chi resta il profumo precedente, per cui alla fine non si sono di questo non si vede. E questo lo dicevano nel recenso dei giornali dell'epoca. Altro caso noto è quello di Scriabin, che scrive proprio il profilo del contorno della luce e prevede l'utilizzo di questa pianola luminosa promossa che doveva associare a un suono o a una serie di suoni una serie di informazioni luminose, no? Di colori, magari orientamenti. Questo è stato rappresentato nel 11 e ancora oggi a volte viene rappresentato in questo modo, dove la combinazione tra luci e suoni è evidente al pubblico. Uno potrebbe dire che un qualsiasi concerto rock le pittorie, la combinazione di luci o di altri elementi di un certo momento di pie, è centrale.
In quel caso però anche io ho la tentazione di dire che c'è una combinazione di informazioni, ma non c'è un chiaro passaggio da un'informazione all'altra, invece mi provo a cercare questo. Altro fiasco, questo viaggio in un Giappone in 16 minuti di questo personaggio con quattro etnie dietro. Stessa cosa, c'era questa rappresentazione testuale, quindi uditiva, ed erano fatti annusare o comunque diffusi nell'ambiente dei profumi tipici dei luoghi che venivano descritti, associati. E c'è un istituto di arte e olfatto a Los Angeles, che è operato da parecchi anni, fa delle cose molto interessanti, finalmente di ricerca, e hanno riproposto tra le varie cose questa opera di arte. Veniamo quindi però al terzo, che è quello che credo più interessante anche dal punto di vista delle implicazioni teoriche. Se sia possibile tradurre tra i sensi, quindi è possibile tradurre una sonata in un profumo e non semplicemente far accompagnare una sonata con un profumo, se no non potete dire io quanto sono piano, come sia, perché per me c'è questa combinazione che è già un'opera dal punto sensoriale. E torniamo al significato originario di estetica come Einstein, come studio della sensazione. Per il grande, diciamo, fisiologo, studioso di acustica, psicologo Helmholtz, no, non si può, perché Helmholtz ha una psicofisica e psicofisiologica delle sensazioni, dice abbiamo cinque canali che sono molto diversi tra loro e quindi le informazioni che possono recepire sono diverse, perché i colori non sono suoni, i suoni non sono loro. Quindi tu puoi fare comparazioni, paragoni intrasensoriali nella stessa modalità, ma non tra modalità, cioè puoi dire che il blu è più chiaro del nero, che la rosa è più chiara del nero, ma non puoi dire che il blu è più chiaro di un suono, appunto, di un suono chiaro. Dall'altra parte, un psicologo vivente, credo, Loris Mack, che ha fatto un sacco di lavori sulla percezione cross-sensoriale, dice che ci sono delle somiglianze tra stimoli sensoriali in sensi differenti, per cui chiaramente la somiglianza intrasensoriale è più forte e predomina la percezione, ma è possibile, diciamo, scavallare quei sensi in maniera sensata e tutte le sue ricerche provano questo. Ci sono dei problemi, diciamo, delle riflessioni metodologiche che vengono fatte dagli studi di Max, lo vedete esattamente che è possibile stabilire delle relazioni consistenti partecipanti tra uno stimolo uditivo e un stimolo visivo in maniera abbastanza chiara. Marx nella sua letteratura spesso parla di sinestesia o di sinestetica perfetta, eccetera. Noi, nel mio caso, la sinestesia sarebbe perfetta, diciamo, perché non avrebbe una produzione. Il problema è che ogni sinestesia ha le sue produzioni, quindi non è finito. La traduzione non ha senso, quindi lo dico per escludere la sinestesia dal novero delle traduzioni possibili, proprio perché porta, per esempio, questo è un artista contemporaneo che traduce suoni in rappresentazioni pittoriche, ma non abbiamo modo se non la consistenza infrasoggetti, per dire di essere stato sempre a 20 anni, dire che se questa è una traduzione non ci sono proiezioni. Naturalmente anche i compositori si hanno compreso, sicuramente sinestesi, altri no, ritenevano di basarsi su questa associazione delle loro composizioni, quindi la nota re è gialla e quindi nel tono della luce non imparerebbe con la nota di re, però la gente non capisce che è gialla, è giusto del verde, perché è giallo. Ci sono una serie di figure sconosciute che a partire dal 5-600 hanno cercato di costruire strumenti per fare creazioni multisensoriali, soprattutto uditive e visive. C'è questo Cornelius Drebber che credo abbia inventato un sottomarino a pedali, anche soprattutto
cose che ha fatto, e costruisce una tastiera che traduce la luce in suono. Nessuno l'ha mai vista, non si trovano dettagli su questo. Qualche fonte di terza e quarta mano dice che era un qualcosa che in realtà traduceva la luce del sole, quindi il calore, cambiava la densità dell'aria all'interno di scatola, dove c'erano le corde di tanti, quando premeva le corde arrivavano diversamente perché c'era una diversa umidità. Questo appunto per dire che la tentazione di accostare i due stimoli è antica. Naturalmente c'è Newton, che in maniera più consistente di altri inventori parla del colore dei suoni, ispirando ovviamente anche Goethe, e propone una sua mappatura tra note e colori. Le mappature tra note musicali e colori sono tantissime, hanno tantissimi problemi, anche quella di Newton ovviamente ce li ha. Poi torneremo su questo. Un trattato, anche questo, di un semisconosciuto dell'Ottocento, entra un pochino più nel dettaglio questa mappatura e assegna proprio una nota ad ogni tonalità di colore, e va un pochino più nel merito della componente teorica della musica, quindi compone colori come compone melodie, quindi parla delle tonalità, degli accordi, quindi non è solo una giusta posizione, ma cerca di entrare nel merito di come si costruisce un linguaggio musicale e di come si costruisce quindi il linguaggio sonoro. Anche Helmholtz, nonostante la frase iniziale, dice che potrebbe essere possibile fare una corrispondenza sulla base delle lunghezze e delle frequenze, anche se dal punto di vista psicofisico è molto diverso in cui l'occhio e la cornea processano i due stimoli, quindi anche questo sembra abbastanza arbitrario. E questo riguarda note singole, no? Sì, sì, note singole. Note singole. Chi parla spesso di accordi sui sistemi che assolvono la tonalità buona, la nota singola di solito in tutti questi tentativi di mappatura sono note singole. No, quelli di Helmholtz no, prima no, alla rappresentazione, siamo al lato della liberazione dell'opera. Quindi ecco proprio Helmholtz, no? Creatore, la parte di appunto, diciamo, gli altri, la gente che intuiva la possibilità che i due domini sensoriali potessero essere mappati, costruiva l'oggetto e costruiva. Quindi anche questo personale, sperando che poi l'opera avesse abbastanza avere una bella. No, anche questo è un esperimento fatto nel 1900, questo l'abbiamo fatto in luce, direi che era londinese, lo prova là, anche lì non si percepisce la corrispondenza tra frequenza delle note e frequenza. Questo più recente è un sistema costruito da un collega che sta in Belgio, che sarà costruito con della Ghent, in questo laboratorio molto bello di acustica e psicoacustica, e prevede la combinazione di movimento e suono. Movimento e suono vengono tradotti in rappresentazioni che l'esecutore o il partecipante vede su uno schermo. Qui diciamo anche qui non è un tentativo di traduzione, perché di fatto c'è un algoritmo ovviamente che esegue la traduzione, ma i criteri non sono criteri basati sulla psicofisica, sulla fisica degli stimoli, cioè, in realtà appunto quando in piedi si preme il dominio di colore e lì si lavora sul corpo del colore, poi ci si sposta e si colora con l'altra cosa. Questo è il contrario, cioè è un organo che produce profumi, non luce, e da ormai 100 anni, che questo non dice perché diavolo se lo deve inventare, se non perché pensa che ci possa essere una corrispondenza.
di solito appunto tutti questi tipi di macchinari fallito perché rilasciava appunto potestà di consumo autonomo. In un trattato che è molto bello, molto noto all'epoca, nell'Ottocento, di questo chimico inglese con origine francese, lui mette una scala delle note in corrispondenza con la scala degli odori. Quindi dice: possiamo costruire melodie olfattive o armonie olfattive soprattutto a partire da questo. E questa cosa qui viene utilizzata molto, questa idea, anche nella profumeria, diciamo, contemporanea, dove i profumi hanno molto di sesto, eccetera. Quindi tu costruisci l'accordo olfattivo sulla base di quello che ti sei accordo, una consonanza musicale, oppure no, come vuoi creare queste cose inaspettate. Più recentemente, in maniera più sistematica, questo Changli, che è un ingegnere creatore, ha fatto un progetto nel 2013 in cui ha messo sotto ogni tasto del pianoforte un marchingegno che, se premuto il tasto, faceva scendere una goccia di profumo corrispondente a quel tasto. Quindi tu potevi suonare il pianoforte e costruire una sonata olfattiva. Ecco la domanda: che possiamo produrre una sonata di profumo? Sì. Quindi lui ha creato 5-6. Profumi che sono derivati da, per esempio, da Chopin piuttosto che da Bach, perché l'esecuzione musicale per le sue voce è risultato quello. Naturalmente i criteri di traduzione che lui inserisce non hanno nessuna base psicofisica, ma di altro genere, come vedremo. Ci sono un sacco di artisti adesso che si definiscono artisti prosodali o sensoriali. Un esempio è questa, e combinano volutamente nella loro opera o deliberatamente componenti che stimolano diversi sensi. Questo è un'evoluzione di quel taste organ che avete visto prima, perché questo è un organo che, anziché produrre suoni, produce dentro fuori dei profumi, però li assicura anche, quindi risolve un problema, c'è cioè una specie di tasto di resto. Ora veniamo all'ultima parte di questo racconto, cioè la traduzione ha senso se abbiamo dei criteri che ci permettono di passare da un senso all'altro. Ora, la fisica dello stimolo non è, o la psicofisica non ci aiuta, perché soprattutto nel caso sicuramente che coinvolge l'impatto, no. C'è una comune psicofisica proprio tra il suono e la vista. Tra vista e udito potrebbe esserci un appoggio maggiore, ma anche lì vediamo che il sistema delle note è un sistema ciclico, cioè un sistema, a variare delle frequenze non necessariamente varia il volume della nota, il dopo le due sette frequenze, mentre il ciclo lì no. Quindi alcuni hanno proposto un sistema basato su 12 note, perché tanto si è chiamato il Do come rosso, il Do va superiore a sentire rosso, qualcuno decide di no, perché si è colore del 5. Quindi la fisica dello stimolo non ti aiuta. La somiglianza, che ripeto, come la sinonimia, sembrerebbe essere uno strumento potente, ma è talmente potente da essere utilizzati, nel senso che, come diceva Goodman, se non mi dici rispetto a che cosa, la somiglianza non delimita nulla, quindi sembrerebbe essere per noi un problema con una soluzione. Ci sono un sacco di studi che fanno vedere in maniera inequivocabile che un piatto come questo, che dovrebbe essere speziato o comunque saporito, viene associato a quale delle alla stella, però anche se uno trova questo non ha ancora capito che cos'è, e soprattutto è un paradigma forzato, per cui in qualche modo io ho dato due scelte, ma non ti ho chiesto a che cosa succede se si ha questo spesso.
negoziato, ci sono ragioni per cui noi dobbiamo spiegare questa cosa, perché se tu conti le 100 persone, cioè, qui dice, però non è così facile, e soprattutto dire che sono simili non aiuta. Sì, anche se fanno gli studi di costi, dico una cosa banalissima perché non sono esperta dell'argomento, ma ha qualche cosa a che fare con il fatto, per esempio, che descriviamo il vino rotondo? Sì, ci sono tutti gli studi sul vino, il linguaggio dei sommelier è uno dei più studiati. E vedete che lo devo descrivere come rotondo, cioè una intervista. Nel senso, io lo capisco quando dicono che il vino è rotondo. Che lo si capisce è abbastanza chiaro, perché lo si capisce un po' meno, nel senso che se tu prendi 100 persone e 100 persone ti fanno questa associazione, una ragione ci deve essere. Però l'associazione stessa non è una ragione, diciamo. Poi direi che gli stimoli sono simili. Sono simili rispetto a ipotesi. Perché tu puoi dire che un peperone è simile a un pomodoro, perché sono tutti due rossi. Un peperoncino è simile a un pomodoro, perché sono tutti due rossi. Ma per dire che il peperoncino è simile a un pepe, che esce da una ragazza, Sì, comunque è chiaro, prendi scala di estremi. Sì. No, certo, secondo me è una famiglia, un vino forse un po' una possibile spiegazione è quella che si chiama appunto mediazione del carattere emotivo dello stimolo, quindi gli stimoli non sono solo negativi dal punto di vista percettivo, ma sono associati a una stessa qualità intima. Quindi il verde mi rilassa, il cantante di età mi rilassa, se mi viene chiesto di associare gli stimoli a quello che vedo sotto la campana, il problema però è che questa anche spiega fino a un certo punto, perché allora non dovete dire che il problema è la campana di età mi rilassa, è che rilassa. Quindi ho spostato il problema da un'altra parte. La mediazione emozionale è una spiegazione dell'associazione, ma non perché lo stimolo è rilassante. Un'altra più prosaica, ma che potrebbe funzionare, è il fatto che io, nella mia esperienza appunto multisensoriale, statisticamente percepisco gli stimoli che poi associo molto spesso insieme. Quindi io, se sono portato così e sento un forte rumore dietro, qualcosa che cade, aspetto di trovare un osso base, questo trova perché assolutamente non può essere sentito. E un altro esempio è quello sui rumori prodotti dalle mani, come ci fa un piano con un cucito, perché il cucito di solito si chiama un cucito e mi ha colpito. Per esempio la latness uditiva è molto forte nel dare informazioni anche sullo stato dell'utente, per così dire. Per esempio, ci sono studi che fanno vedere che il pianto di un bambino, quando piange la vittima perché ha un piatto, ha una componente di latness diversa dal pianto di un bambino che si fa male caduto e attiva la cellulare di
paura che il soccorso ci ha dato un po' di successo, era un po' che non so che cosa succede. Quindi che c'è un livello amministratistico sicuramente, perché appunto il cervello associa stimoli che molto spesso si presentano l'uno con l'altro, e quando uno di due dovesse mancare, fa una sorta di nuova compression e chiude lui. Un'ultima credo spiegazione che è interessante è questa. Potrebbe essere che noi possiamo passare da un dominio sensoriale all'altro secondo il criterio di un allineamento strutturale sulla base della posizione dell'interesse sulla scala sensoriale. Cioè io ho del suono delle frequenze che vanno, le frequenze vanno dal grave all'acuto, che è una proprietà visiva che è polarizzata anche quella, dal molto scuro al molto chiaro. Allora io, se mi suonano questa nota, le fa sentire tutte, quindi devo dire la prima. Prendo questa nota, la associo a questa luminosità, semplicemente perché corrisponde nella mia scala, nel mio metro di sensazione. Questo potrebbe essere, c'è uno studio che nomino qui, che è questo di qualcosa che era un psicologo del 27, fa uno studio che non so se sia mai stato applicato, ma è incredibile, cioè ha pochissimi partecipanti, e li allena a associare frequenza a luminosità. Quindi mi fa sentire una frequenza e poi gli dice posizionati rispetto a questa scala di luce. Dopo gli dà solo una delle due e gli dice provi l'altra, e c'è una precisione di frequenza. Quindi lui suggerisce che la brightness, l'intensità, è una qualità dell'aria, non è l'unica, però è possibile tradurre da un senso all'altro, secondo lui, secondo anche molti altri, perché i sensi, ci sono alcune proprietà che sono amodali, cioè che possono essere apprese da più sensi, per esempio la velocità, cioè non è necessario che tocchi il muro, e l'informazione visiva è sufficiente a dire che il muro è rugoso. Posso chiudere gli occhi e non aver mai visto nulla, oppure la stessa cosa. Quindi la nuvolosità, per esempio, è una proprietà che caratterizza diversi sensi e può venire appresa la stessa proprietà con diversi sensi. Perciò io potrei costruire una superficie visiva che è l'analogo tattile della radice, ok? E posso costruire un suono che è l'analogo tattile, cioè che l'analogo sonoro, il paragone stabile, sì, l'abbiamo fatto, si prendono delle superfici come queste, questo è il visivo, la traduci in stampa 3D e la tocchi e fatto il tattile, e l'intuitivo con degli algoritmi puoi trasformare, puoi tradurre il contenuto di rugosità rispetto a una superficie liscia nella roughness acustica del suono. E quindi si è passato da un normale, quindi non potrebbe lavorare su questi di questi esperimenti come anche cioè questa possibilità di diventare opera personale che sembra eccitante. No, perché questo studio più recente di Magnus, credo, già sarà 2 o 3 anni fa. Qualche tentativo forse bisognerebbe andare dagli specialisti, però non arriverà sempre dal lato della protezione della creazione. Quindi rese questi qui che manipolavano la rugosità del suono, proprio dicevano, quindi manipolavano lo specchio acustico per renderlo grande, per renderlo così. Sì.
Io già mi immagino una cosa che è successo a che fare con la propria statistica, perché io già immagino il fatto che allora che la, io, sì. La, io so già la percezione che avrò toccato con le mie realtà, che immagino che poi quando la vado a rappresentare dimensionalmente non è sempre successo. Sì, però l'informazione che tu hai guardando, tu molte cose che vedi non le conosco, cioè molte cose, molte informazioni tanti. No, le ottieni visivamente. Cioè, se io vedo una chiesa che ha l'aspetto scarso, no? Non posso toccarla, toccarla. Però ho un'informazione tanti, cioè una informazione di se ti va a portare senso realtà, anche quando la vedo. Non ho bisogno di toccarla, la cosa non lo vedo. Uno sceglie un cibo, per esempio, la sua età c'è, la cibina, la superficie, la costosa, che riesce a fare l'uscita, e per forza di tanti, non è la vista. Perché la vista è vista, eh sì, però è la proporzione tanti, non visibile. Non è il colore, il colore è una proporzione tanti, è la vista. Questo è quello che... Stare altri, non ci sono qualità andate, perché io ottengo la stessa informazione, non una analoga, ma la stessa informazione. Per esempio la grandezza, anche io posso una foto, io posso sentire la quando parlare di Google, io ottengo la stessa informazione toccando sulla forma, guardando sulla forma. Sì, infatti la nozione di percezione modale è classica del discorso di fondamentale, cioè è lì che succede qualcosa tra un senso di integration e una nuova perception. Però in questo caso, diciamo, il senso di modale non è l'informazione mancante in quella modalità, perché a volte si usa la modalità come modal completion, cioè io vedo il pezzo di una faccia, io dico che c'è una faccia, ma non è ostinatamente contenuto in forma più da questi classici triangoli di canza, quindi cante, oppure quelle forme geometriche che disegnano un'altra forma che ha seguito. Esatto, tu vedi la forma che non c'è. In questo caso no, cioè tu hai un'informazione da una modalità all'altra. Per quello che dicono, se io sto vedendo un'informazione che è tattile, si vede che l'informazione che più si può fare, ho 3, 4, 5 proprietà modali che possono avere da più sensi. No? Sì, è interessante vedere che poi c'è un bambino che comincia a esplorare il mondo fino a che punto riesce a conoscere la sociale, senza possibile farlo. E il problema è che capisce la nostra tanto, cioè sociale, però poi cosa c'è? Che non lo può verbalizzare. Cosa c'è? Non lo può verbalizzare, però vabbè, tutti i suoi problemi stanno, c'è. Ci sono almeno due problemi rispetto a quello che abbiamo detto della traduzione, che mi sembra la via delle più sensate, ci sono due problemi. Uno che quando presentiamo un contenuto ipoteticamente perfettamente tradotto, da un senso all'altro, i criteri che strutturano la percezione unisensoriale vinceranno sempre su quella cross-sensoriale, perché ovviamente il nostro cervello va molto più rapidamente nei primi pezzi dello stesso senso che non pezzo da stessi diversi. Quindi è vero che magari il criterio sarà perfettamente studiato, ma noi
tenderemo sempre a privilegiare quello che è appunto un raggruppamento di frammentari piuttosto che postulare. Secondo, che non abbiamo ben capito esattamente che cosa quegli studi sulla traduzione sensoriale ci dicono, cioè è un'associazione basata su che cosa, è un'inferenza, quindi io metto insieme tante informazioni che mi vedo un po' bene, che ne presentate due, polarizzo io, polarizzo tu. Non è sempre chiaro in che modo possiamo interpretare quei dati. E da ultimo, alcune domande più radicali sul senso di questa operazione, cioè dal punto di vista della ricerca, penso che sia un'indagine molto sensata e molto affascinante, che ci dice come funziona la percezione, tra le molecole. Dal punto di vista della creazione artistica, e forse anche della produzione, mi chiedo se ne vale davvero la pena, uno, istituti da più di 200 anni. Due, ancora più radicale, non potrà venire che potrei soffrire perché non hanno fatto delle cose. Due invece sulla natura del bene culturale, intendo come qualcosa che viene fornito, e forse proprio per sua essenza è unisensoriale, cioè ci piace perché ci distrae dagli altri sensi, quindi io ascolto una sinfonia oppure parlo di parte, ricordo di parlare, riesco a fare in qualche modo in questa sospensione. Dal rumore di fondo della informazione mi sta bene e devo stare. Quando mi bombardi di altre cose, non è che aumenti la mia esperienza estetica. Banalmente, quando la musica ti viene da più telefono. Esattamente, sì. Cioè, in quel caso, esatto, non voglio altre informazioni che mi coprirebbero in qualche modo l'esperienza estetica. E quindi in questo senso la multisensorialità non sarebbe un semplice, non solo ascolto spiegare, ma lo vedo anche lo sento provare, no, diventa una ridondanza di informazioni che si sapeva fatica a gestire e si traduce in fatica proprio di scarsità di, diciamo, di due insieme degli stimoli, quindi che fatichi dentro e basta. A posto così direi, no? Grazie. Quella ci sono
tutta una serie di stimoli che vengono, che provengono dal mondo sensoriale. E probabilmente sì, anche certo lì noi possiamo interrogare i testi, quindi sui testi ci vogliamo dire la concentrazione del colore, dei suoni, sia dal punto di vista della concezione proprio dei termini, ma anche come era vissuta anche l'esperienza sonora presente in un santuario, no? Abbiamo tanti indizi che ci fanno. Nel caso della sonorità, per esempio, c'è questo filone che si sta creando, che è l'experience religious sounds, quindi come veniva vissuta la religione attraverso l'esperienza sensoriale del sonora, ma questo investe anche in teatri, c'è un progetto di cui per esempio non è che il colore e il suono che si è focalizzato sul suono, sul dato della percezione sonora, ma anche visiva, tattile, che gli abiti non lo pensano, quindi tutto questo è siamo un po' lontani da questo. No, una di quelle artiste che ho citato, soprattutto di danza, insieme alla vendetta, si è un po' soprattutto sul colore d'abito e sulle forme che hanno sui nomi. Quindi non ho citato un fumo, ci ho degli esempi in cui si tentava appunto di utilizzare il fumo, quindi anche con il fumo, colori, cioè, vedete se è un po' filone di ricerca, se oppure fa parte di questo ambito in generale. No, empiricamente non l'ho mai fatto. No, più su Asia, sì, ma empirico, audiovisivo sì, che ho usato. Quindi anche associazioni parlate. Tra visivo di Dio sì, anche adesso per farmi le conciate, che anche ha fatto un lavoro su un piede di lungo, sì, lo so che tra immagini di suono, di silenzio, però con un fattivo non l'ho mai fatto. Io ho codificato, però non è cosa che probabilmente i nomi, però è molto codificato, perché è già l'inizio di inserire le instructions. Sì, però abbiamo diviso in chi lo conosce, chi non lo conosce, chi vuole dire. Credo che anche forse sia un po' indietro, no? Gli studi che hanno fatto a livello cerebrale. Ma così. No, direi che gli studi ce ne sono abbastanza. Sì. C'è una cosa importante di. È qualcosa che smontava il mito del fatto che l'uomo non è un olfattivo. Diceva che non è vero che non sia olfattivo. Che lo fatto è importante. Sì, non solo che è importante, ma che lo usa anche. Sì, assolutamente. La trasformazione è fastidiosa,
che per esempio le risposte espresse siano un po' di supporto di una persona in cittadina, che si fa molto bene, ma si può fare molto bene, dove sono una serie di esperienze e anche di corsi consigliati per evitare una troppa forma della vita e in qualche modo di andare a fare questo c'è un'altra città che è la stima di là sì, le grazie magari invece di una persona non vedere una domanda velocissima, sì. Un po' anche forse come la possiamo vedere come conclusione, ma parzialissima. Nella valorizzazione dei beni culturali, mi è venuto in mente proprio ascoltando queste ultime slide, nella valorizzazione dei beni culturali noi pensiamo sempre che aggiungere esperienze, aggiungere sensi, sia positivo, cioè lavoriamo sempre in addition praticamente, però ascoltando le ultime slide mi sono fatta il dubbio, forse invece a volte dovremmo sottrarre qualcosa, creiamo troppa distrazione. Poi c'è tutto un filone dell'estetica tradizionale, anche della plastica, per cui l'arte è un'operazione a togliere, non ad aggiungere, per cui l'artista ha scritto l'arte superato per arrivare in musica, tantissimo. In musica, in scultura, pensa già come per esempio. È giusto. Presenza assenza. Cioè, giustamente è una musica fantastica, un repertoriato di questi tentativi, no? Però suona un po' come ricercare il perfetto di Diego, il tentativo a tutti i costi di produrre una cosa che sia un po'. E secondo me quello che accade regolarmente, peraltro, è che
la traduzione è implicita, cioè non è presente. Cioè quando tu crei qualcosa, tu cerchi di produrre delle ulteriori sensorialità senza metterci direttamente, perché vengono richiamate costruttivamente dall'umano. Secondo me questo è il più interessante che cercare la traduzione funzionale. Che in realtà c'è un aspetto di traduzione, cioè io alludo a questa cosa, grazie alla grandiosità di una. Cioè alludo dando certe caratteristiche, dopodiché sicuramente avviene una qualche forma di sinestesia, termine ancora un po' chiaro. Crei il modo per metterci qua. Cioè la produzione è sempre presente, cioè, qualsiasi cosa noi produciamo, c'è sempre una produzione a qualche altra parte. Siamo sempre nel multimodale. Lo siamo a livello di voi di percezione, di funzione, però in fondo è quello che vediamo. Cioè, metterci là dentro è come uno che scrive una barzelletta. Non dovrebbe essere così, non devi spiegare la partita, la capisci o non capisci. Io all'inizio ho spiegato quello che era appunto la partita, però che ti avete detto che dicevo, non si cazzo spiegare, c'è un'idea. Non so, però potrebbe essere una, un punto, cioè il fatto che è consistente di fare qualcosa che evidentemente c'è una visione di sensorialità sensoriale. No, no, ma infatti c'è la spiegazione della reale. La spiegazione su questa ancora un po' lontana, ci sono delle condizioni di possibilità che devono essere indagate, che devo riparlare un po'. Ma per te dicevo che secondo me alcuni argomenti hanno a che fare con la ricerca di unicità del lingua. Cioè, ci sono molti studi recenti che hanno recuperato questi aspetti e ci si è accorti che c'è di più di quanto si pensava. C'è stato una specie di scienza nell'Ottocento e cercava di comicità moltissimo, poi con Saussure e gli altri che trovano a contabilitare la ricerca delle scale, tranne le soldi, l'onomatopea, CC, queste cose qua, andiamo. Invece adesso ci sono dei rumori che sembrano indicare chiaramente anche nel lessico, perché in inglese le parole che ci hanno cominciato con la D,